me e agli amici e associati della Camerata dei Poeti. Vi ringrazio per la vostra presenza questo pomeriggio, la quarta tornata della Camerata dei Poeti, del 90° anno accademico della Camerata dei Poeti. Una manifestazione che, oltre al contributo letterario, intellettuale, culturale, vuole essere anche una opportunità per scambiarci gli auguri per le prossime feste, per il prossimo Natale e per l'anno nuovo, 2020, che speriamo sia migliore sotto tutto punto di vista rispetto a quello che abbiamo trascorso. Presentiamo oggi un autore, un personaggio della nostra città di Firenze, noto per la sua scrittura poetica, per la sua attività giornalistica e per il suo impegno umano, diciamo così, per il prossimo più debole e indifeso. Parlo di Michele Brancale, accanto a me, il cui profilo biografico tra poco leggerò. Vorrei proprio che questa tornata apportasse con la poesia una ventata di serenità e di amore per questo mondo, come ho detto prima, in cui i livelli di inquinamento morale, politico, civile e ambientale si fanno sempre più preoccupanti e minacciosi. Quindi, da parte mia, del direttivo, auguro l'irruttivo di questo scenario che, non lo dico, ma tutti lo sanno, è nato nel 1930, perché ho già detto che compie il 90° anno accademico. Da tutti noi, pertanto, vi giunga il mio augurio per un felice Natale e per un nuovo anno di serenità che riporti la bellezza e la grazia intimamente legate alla natura umana, qualità che rendono la vita meravigliosa. Vi ricordo che nel nuovo anno le nostre tornate avverranno, come sempre mensilmente, ma nei giorni del venerdì, alcune volte al sabato. Come potrete anche riscontrare dal foglio di sala che il nostro vicepresidente Silvio Agnelli ha preparato e che ha distribuito tra voi. Ma vi terremo aggiornati anche sulle importanti novità che vi contribuiranno. Grazie, buona visione e ascolto di questo spettacolo che, come sempre, abbina la grande poesia con le arti consorelle della musica, del canto e delle arti visive. Un particolare ringraziamento lo vorrei fare a due persone che sono presenti stasera: Paolo Lucarini, ideatrice, fondatrice e presidente dell'associazione Sguardo e Sogno, che da pochissimo tempo ha ceduto lo scelto di comando, diciamo, di questa associazione, un altro valente personaggio che è Massimiliano Bardotti, e vedete, insomma, che sarà all'altezza sicuramente di portare avanti questa gloriosa associazione come ha fatto Paolo Lucarini. E vorrei ringraziare anche il professore Nicolistri, qui presente tra noi, che tra tante altre cose è anche il presidente del premio Firenze Europa Mario Conti, presidente supremo, e io sono stracontento che ho ricevuto da lui qualche giorno fa il premio Fiorino d'Oro, quindi sono doppiamente felice. Va bene, andiamo avanti. Partiamo col primo brano musicale. Bene, sì, posso dire due parole di questa nostra amica, cantante lirica, Beatriz Oyarzabal Pinan, che ha un curriculum eccezionale, è in Italia dal 2001, originaria di Città del Messico e si è laureata al Conservatorio di Musica Luigi Cherubini e a tutt'oggi, no? Ti esibisci in concerti importanti qui nel milieu fiorentino. Ebbene, i tre brani che ascolteremo, brani ovviamente interventi canori,
sono: il primo è Piangono al pianger mio di Sigismondo d'India, secondo brano White Man Dance di Iron Collana e Todo Cambia di Julio Neumauser. Ebbene, saranno tre interventi musicali che intercaleranno quelle che sono le recensioni critiche della Silloge in esame. Bene, ti ascoltiamo, ha una voce suave e veramente incantevole. Grazie. Allora, ho pensato a questo primo brano di Sigismondo d'India, Piangono al pianger mio, e per quelle volte, cioè, pensando un po' al contenuto di questo libro, e di quelle volte che andando in un posto nuovo, sconosciuto e siamo da soli, a volte ci possiamo sentire molto invasi dalla tristezza. Ed ecco. Non sentivo la base.